riteniamo sia importante liberare il centro abitato dai distributori di carburante. Dobbiamo fare scelte difficili. Mi dispiace che qualche titolare di carburante mi dicono sia andato a candidare dall'altra parte, evidentemente è una reazione anche a queste nostre iniziative, però noi siamo abituati ai problemi a chiamarli con nome e cognome. Certamente non è che, voglio dire, ci dà forza il fatto di pensare di mortificare un privato. Noi riteniamo che lì dove ci sono i distributori si possono realizzare piazze verdi, si possono realizzare parcheggi interrati, si possono realizzare anche dei bar, quindi voglio dire, chi viene espropriato di quel tipo di attività può essere ristorato diversamente. Non intendiamo mandare nessuno per la strada, però intendiamo tutelare la salute di migliaia di cittadini che hanno diritto al 2015 ovviamente di pensare con serenità e tranquillità al proprio futuro, alla propria salute e a quella dei propri figli. Quindi i distributori dal centro storico, dal centro abitato, mi riferisco all'Agip a Marano e all'Esso che sta fuori al mercato, ripeto, senza nessuna credine personale, ma devono essere dislocati altrove oppure devono essere trasformati. Intendiamo favorire la destagionalizzazione di questo territorio, come con la realizzazione di un centro fieristico che è una vecchia idea che io pure presentai dal punto di vista progettuale e che oggi può essere realizzato senza sconvolgere il territorio, senza andare ad impattare in nuove aree, diciamo a verde, ma utilizzando i volumi esistenti. Poi il piano del colore dell'illuminazione nel centro della città, riteniamo che ci voglia maggiore attenzione per il piano del colore dei nostri edifici storici e anche dell'illuminazione. La sicurezza è un problema importante, va migliorato la parte tecnologica, l'apparato di telecamere, di videosorveglianza, l'illuminazione, con particolare riferimento abbiamo scritto sul programma a Via degli Aranci. È una strada dove l'incidentalità, soprattutto di sera, è notevolissima e quindi sicuramente va effettuato uno studio approfondito e un po' di investimenti, facendo degli esperimenti che poi possono essere evidentemente portati altrove. Anche io voglio fare riferimento alla strada del Capo di Sorrento, perché quello è l'emblema. A un certo punto col mio amico Gigino aveva preso l'abitudine di fotografare, lui che è fotografo, ciò che nella città non funzionava. In un paio di occasioni è stato quasi aggredito, rimproverato, manco se uno stesse, non lo so, facendo una fotocomposizione. Io dovresti essermi grato, perché io ovviamente ti segnalo ciò che non va, una buca, una cosa. Voi pensate alla strada del Capo di Sorrento dove ancora non c'è il marciapiede, quella strada dove i turisti vanno sotto al muretto, eccetera, e c'è un muro caduto all'altezza da 6 anni. D'accordo, caduto con dei tubi innocenti. Quello è proprio l'emblema della capacità dell'amministrazione a realizzare le cose. Andate là, ci sono 30 metri di muro caduto da 6 anni, la strada di collegamento con Massalubrenzi, in bella vista là, per dire a noi di ciò che pensa la gente, di ciò che la gente per bene pensa, di ciò che la gente per bene si aspetta da noi, non ce ne frega niente. Noi andiamo avanti per la nostra strada, sicuro che a valere nel rapporto con i cittadini sono altri gli argomenti. Bravo! Non è la città, sono altri. Così come è stato fatto cenno al vallone dei Bulini, io vorrei non polemizzare, ma dicevo così, ma quale altra immagine è nei nostri cuori più cara del vallone dei Bulini? Quale immagine storica? È quella più vista nel mondo, le famose stampe col vallone dei mulini, il ponticello. Oggi tutto questo non ci appartiene più, è di privati. Io ho detto così che forse è l'unica cosa da vendere, perché poi nel bilancio di previsione questa amministrazione ha previsto di vendere per 3 milioni di euro altri immobili comunali. Ci sarebbe un altro discorso da fare, è come se ognuno di noi ereditasse dal proprio genitore, perché di questo si tratta. Degli immobili e ogni anno se li vende a pezzetti, perché arriva il figlio scemo, chiaramente, che deve dilapidare il patrimonio di generazioni e generazioni che i nostri padri hanno custodito e hanno trasferito alla città. Il vallone dei mulini
è diventato privato. Allora a me sorge spontanea una domanda, che cosa altro ci resta da vendere che c'è più caro del vallone di Mulino? Forse solo la statua di Sant'Antonio. Io non ho le certezze che ha l'amico avvocato Sguanci e che hanno gli altri amici, però mi lascio coinvolgere pure io, perché sono un passionato. Bravo, bravo, bravo. E quindi dico, anche io, che il 31 maggio non festeggeremo solo noi, ma festeggerà la città, che finalmente sarà di nuovo del Torino. C'è bisogno dell'aiuto di ognuno di voi da domani mattina, quindi vi dovete prodigare, dovete parlare. Bravo! Perché quello che vi posso garantire è che dietro queste parole, dietro queste idee ci sono persone per bene. Ci sono persone oneste, c'è la nostra città e null'altro. Grazie.